Questo percorso per arrivare al canyon del Gorropu saranno circa 4 km in discesa con 700 metri di dislivello. Glicemia di partenza volutamente buona, mi sono tenuta sui 150 perché tanto so che la camminata ha un effetto ipoglicemizzante, quindi cercherò di monitorare di frequente la glicemia e quindi ho abbassato anche la basale del 50% per non incorrere in ipoglicemie. Alla nostra sinistra possiamo notare uno dei tanti cartelli incoraggianti. Questo in particolare ci dice: pericolo, attenzione di morte a causa caduti in massi, potrete essere schiacciati tipo... Ecco qua un uomo di Neanderthal, salve. Un po' meno peloso, però va bene, insomma. Adesso facciamo l'escursione a Gorropu, così facciamo vedere un po' a tutti il percorso e le parti principali. Oggi facciamo un percorso intermedio che va bene un po' per tutti, se non è che finiamo laggiù, alla fine avrete una recensione, insomma. Ecco qua una freccia che indica Gorropu. Buon viaggio a noi! E qui un giovane ragazzo che fa trekking alla scoperta della natura. Finalmente è sceso dai suoi supporti, ovvero dalla mountain bike e dal SUP. E oggi lo vediamo utilizzare due cose che gli hanno dato in dotazione. Le gambe. Ho fatto 4 anni di architettura per un cavolo, quando in realtà potevo fare costruzione sostenibile con i tronchi di legno. Guardate come si regge bene. Anni e anni di scienza delle costruzioni e tecnica delle costruzioni. Tutto per niente.
destinazione. All'inizio abbiamo trovato un cartello con la scritta shh, e adesso vi facciamo vedere perché. Ecco qua perché. Perché questo è un luogo di silenzio e meditazione. E adesso scendiamo. We arrive in Goropu. Final destination of this journey. Guardate quanto sono piccole le persone in confronto alle montagne. I let you in into my world. I gave you things you said you deserve. You took all I had, threw it back in my face. At the hardest time, worst possible place. I know that I was not to blame. So go ahead and take everything. When it's over, I'll still be standing. Intuire dal puntino rosso che c'è lì, adesso comincia la zona rossa, che è altamente sconsigliata per chi non è pratico oppure non ha una guida. Una giovane capretta Sardaukan, eccola lì che si guarda intorno e dice: è morta Vatsu. Modo in qualsiasi sport, infatti vogliamo provare a vedere come reagisce la ragazza a tutti i tipi di sport. Per esempio oggi ho fatto un trekking e ho il tendine del ginocchio infiammato. Quando sono andata in mountain bike sono stata in grado di spalmarmi a terra come un pinguino del Madagascar. In SUP ho sbattuto le chiappe più volte nella tavola, quindi si accettano scommesse su cosa succederà con il prossimo sport. Seguiteci. Guarda dove stai passando. Sempre.
Your eyes follow like a spotlight, two eyes like the sun. Go ahead, keep your distance from me, soon you're gonna come. When you flick your head off, you don't care, and you're asking where I'm from. That game that you're running, baby, you've already won. I need to know, no, no. What do you need, need, need? What do you like, like? 'Cause I'm gonna be it tonight. You can be cool, you can be shy. Say what you want, say what you like. 'Cause ooh, your body talks, your body talks. Ooh, ooh, your body talks. You can pretend you don't wanna know, but I mean the sounds of your head. Is a song. If it's my imagination, stop me if I'm wrong. I need to know, know, know. What do ya need, need, need? What do ya like, like? 'Cause I'm gonna be it tonight. You can be cool, you can be shy. Say what you want, say what you like. 'Cause ooh,